Prima ancora di entrare nel vivo del concetto della fede, occorre capire per cosa la fede ci è data e stiamo affrontando il primo dei due aspetti per i quali la fede è stata data agli uomini. Possiamo distinguerlo in due modi. Uno è per poter attraversare ogni situazione della vita e passandoci attraverso poter far vedere a tutti quanto è grande colui che vive in noi, che è più grande di ogni problema che possiamo avere in questa vita. E il secondo è che mentre stiamo camminando nella vita, con la fede abbiamo la capacità e il potere di far accadere le cose sulla terra. Questo perché? Perché è una capacità spirituale e aderendo al suo piano, Dio ha via libera attraverso di noi, ai quali ha delegato il dominio sulla terra. Ricordate, quando parliamo di dominio, non parliamo certamente di un potere fine a se stesso o finalizzato all'egoismo dell'uomo, finalizzato alla nostra soddisfazione personale, bensì è quel dominio che Dio ha dato ad Adamo e poi ad ogni uomo, che è quello di dominare sulle proprie passioni, dominare in ogni circostanza della vita, dominare sulle forze delle tenebre e eccellere, ascoltate bene, eccellere nelle aree della vita nelle quali siamo messi. Ecco, questo è un altro aspetto del dominio che è ancora un po' sconosciuto, specialmente da queste parti del mondo, parlo dell'Italia e l'Europa in genere, ma grazie a Dio possiamo parlarne attraverso anche un grande mezzo di diffusione. Dunque, la fede è la chiave per poter vivere nel regno dei cieli. È la chiave perché? Perché il regno dei cieli è un paese, ha dei cittadini e questi cittadini funzionano per fede. Se dunque non vivi per fede, non funzioni. Questo è molto semplice. La scrittura dice il giusto vivrà mediante la fede, certamente, perché solo con la fede posso affrontare ogni situazione e sapere che ci starò sopra e non sotto. Nel senso che cavalcherò ogni tsunami che arriva e non mi farò travolgere, e anche è quella capacità che ci consente di dimostrare a tutti che Dio potente, l'Onnipotente, vive dentro di noi. Se la fede è la chiave per vivere nel regno dei cieli, dobbiamo sapere, come abbiamo detto l'altra volta, che la fede è il mezzo per poter affrontare i problemi. Abbiamo anche detto che quando arriva un problema, non è fine a se stesso, ma Dio mette alla prova la nostra fede. Infatti, se io stasera chiedessi a tutti voi chi è che ha fede, siccome siete qui, suppongo che tutti abbiate fede, allora il dirlo, invita Dio a mettere alla prova la fede che sapete di avere. E questa prova farà sì che possiate vedere la vostra fede all'opera. Da questo deriva che se hai a che fare con gente che non ha affrontato alcun test nella vita, non ti fidare, perché non sono stati messi alla prova. Questo è molto importante per poter capire anche con chi puoi condividere certe esperienze, certi momenti della vita. Quante volte, vedendo intorno, sai che delle persone non hanno coscienza di quello che fanno. Non sanno cosa gli sta accadendo intorno, vivono sì nel mondo, ma non concentrati sul Signore, perché non hanno mai passato una prova nella loro vita, o poco. Ecco, verrà il momento in cui saranno anche loro provati. Quindi per la gente, anzi dirò di più, molte volte quando ci troviamo di fronte a una situazione difficile della vita, e non parlo delle piccole beghe quotidiane di qualsiasi genere, parlo anche di situazioni molto pesanti, così come quelle meno pesanti. Ma per alcune persone, in alcuni circoli cristiani, quando ti ritrovi nel mezzo di un problema, è segno che hai combinato qualcosa. Cioè, se te affronti una situazione grave, che ti sembra un tunnel o altro, subito vanno a pensare che hai toccato qualcosa che non dovevi, che hai peccato, che vivi in un modo sbagliato. Ecco perché il diavolo, perché la maledizione, perché, perché, perché. Ben pochi vanno a pensare che Dio mette alla prova i suoi figli che dicono di credere in Lui. Ecco, questo vi sto offrendo una prospettiva un po' nuova, per vedere le vicende della vita che altrimenti non avrebbero molto senso. Se dici di aver fede,
se non te ne frega niente, non è nemmeno un problema da affrontare, perché non hai nemmeno coscienza per ascoltare quello che sto dicendo. Altri dicono che ti accadono cose così difficili perché pecchi, perché l'ha combinata grossa. Scordano che Dio non la pensa così. Prima di tutto voglio farvi una distinzione. Ci sono dei test, delle prove, delle situazioni difficili che affrontiamo non perché Dio le ha permesse, perché noi veniamo messi alla prova. Ascoltate la parola permesse, non disposte, permesse. Non per questo, ma perché attraverso il nostro comportamento ingiusto abbiamo noi creato dei problemi. Quello non è il test di Dio. Quello è il problema nel quale noi stessi ci siamo infilati vivendo ingiustamente, e quindi non dovremmo nemmeno attribuire a Dio il permesso di poterci mettere alla prova. Ok? Quindi ci sono delle situazioni in cui ci infiliamo da noi dentro. Qui chiunque ama Dio sa che c'è una scrittura che può invocare, ed è quella: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Perché se anche ti infili in un problema, perché vivi ingiustamente, non vivi nella giustizia del Re, e quindi fai confusione nella tua vita, ti ribelli e vuoi viverla come ti pare, sappi che al momento in cui ti penti, vuoi cambiare mentalità, essere d'accordo con Dio e tornare a fare quello che vuole Lui, tutto ciò che è accaduto concorrerà per il tuo bene. Quindi questa è la prima sicurezza. Quando non sei in questa situazione, ma accadono cose, perché accadono cose, anche indipendentemente dal tuo comportamento, è bene che tu abbia la mentalità e inizi a pensare che Dio può permettere delle situazioni perché tu dimostri e tu veda che quella fede che dici di avere funziona, ti porta al di là, dall'altra riva, ed è una testimonianza per tutti. Per tutti quanti voglio fare un esempio. C'è un esempio nel Vangelo, quando Gesù incontra un cieco nato, ve lo ricordate, c'è quella storia, incontra uno che non vedeva dalla nascita, era nato cieco. E naturalmente i religiosi del tempo subito ebbero a dire: noi sappiamo perché è nato cieco perché o lui o i suoi genitori hanno peccato. Cioè non c'era via d'uscita, la situazione difficile in cui si trovava era necessariamente la conseguenza di un peccato. È vero che molte volte ci troviamo, l'ho appena premesso, in situazioni difficili perché ci infiliamo da noi dentro. Per esempio, quello storpio alla piscina di Betsaida, ricorderete, Gesù lo guarì e gli disse: ora va e non peccare più perché non ti abbia ad accadere nulla di peggio. Quella è un'altra situazione. Ma in questa situazione del cieco nato, Gesù dice no a queste persone che vivevano immerse nella religione. E disse no, non è cieco perché lui o i suoi genitori hanno peccato, ma ricordate, disse, è così perché si manifesti la gloria di Dio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù in qualche modo disse che questa persona, a questa persona era stato consentito di non vedere fino a che lui non fosse venuto perché potesse vedere grazie alla potenza di Dio e tutti potessero comprendere che Dio è potente e Dio è in mezzo a noi. Il test di quell'uomo era per la gloria di Dio manifestata sulla terra. Dunque, in molte situazioni della nostra vita noi ci troviamo nella stessa situazione, dove la nostra cecità del momento, la nostra incapacità di vedere il tunnel nel quale ci troviamo è permesso da Dio perché possa essere data gloria. Quindi in alcune situazioni di questo genere cercate dallo Spirito Santo di comprendere dove vi trovate. E dunque questa è la verità che Gesù ci rivela. Un problema rivela lo splendore e la maestà di Dio. Un problema, che non era un problema da poco, questo non vedeva da quando era nato. Quindi la cecità di un uomo permetteva a Dio di far vedere il suo onore, la sua potenza, la sua forza, la sua stima, la sua fama in mezzo agli uomini. Un test dunque serve a costruire la fede. A volte Dio, lo ripeto perché molti di noi si trovano in questa condizione proprio ora, a volte Dio si serve della cecità perché noi possiamo
vedere la sua gloria manifestata attraverso di noi. Molte persone invece, non comprendendo questo principio, arrivano a resistere fino ad un certo punto e dopo si domandano: dove sei Dio? Perché mi hai abbandonato? Perché non hai esaudito le mie preghiere? Questo è il problema di coloro che non mettono la fede in Dio, ma mettono la fede nel problema e mettono la fede nelle promesse che Dio ha dato piuttosto che nel Dio che ha dato le promesse. Questo fa sì che quando la promessa, ve lo disse l'altra volta, non viene esaudita, Dio dove sei? Se credi in Dio perché ti può dare qualcosa, nel momento in cui quel qualcosa che pensi che ti serva e che Lui ha promesso di dare non avviene, in quel momento la tua fede in Dio ti sembra vana. Perché? Perché l'hai messa nella promessa, non l'hai messa in Dio. La nostra fede, effettivamente, se fosse riposta in Dio e nella sua potenza, piuttosto che nelle sue promesse, sortirebbe sempre l'effetto per cui ci è stata data. Facci passare attraverso le situazioni e uscirne vittoriosi. La verità è che nei problemi Dio ti prova. Ricorderete la storia di Daniele che abbiamo accennato, ricorderete la storia dei tre giovinetti nella fornace, sono tutte situazioni nelle quali Dio ha permesso qualcosa affinché attraverso quella cosa si potesse vedere la fede, la potenza di Dio attraverso la fede. Il valore dunque della nostra fede e la potenza della nostra fede sono la cosa più importante che noi possiamo avere per poter dare forma al nostro presente e un senso al nostro futuro. Senza la fede e senza la fede in Dio e nella sua potenza, il nostro presente può non aver senso, il futuro può non avere, può non essere visto, può non dare luce, e quindi ci fermiamo prima di poter vedere l'altra riva del fiume che stiamo attraversando. Vi voglio dare alcuni elementi qui per andare su quello che è l'aspetto che abbiamo iniziato l'altra volta. Punto numero uno, chiave numero uno: la fede è ciò in cui credi e di cui sei convinto, tale che genera la tua sicurezza, la tua fiducia nella vita. Quindi la fede ha questa capacità di darti sicurezza e fiducia nella vita. Se non hai fede non puoi avere questo. Punto numero due, la fiducia che viene dalla fede, già una volta facevamo questo parallelo tra fede e fiducia, la fiducia che viene dalla fede è quel nostro atteggiamento positivo in ogni situazione, ancorché negativa, che ci possa accadere nella vita. C'è un cantante che cantava pensa positivo, non so se ve lo ricordate, no? Sì, ora, quello lì non so perché lo cantava, però la gente spesso lo cantava, pensa positivo perché sono vivo, penso positivo perché sono vivo. Ora, al di là, perché subito qualcuno si direbbe: ma è un credente o non è un credente? Ma che importa, sta parlando di un principio valido, perché se la tua mente la cibi con pensieri negativi, metterai fede in ciò che non vuoi che ti accada. Siccome la fede è potente, ti accade davvero. Quindi non escludiamo dalla nostra vita quelle cose che, siccome non sono certificate con il bollino Chiquita, le consideriamo spazzatura. Sono principi. Io una volta sentì la canzone di un certo Max Pezzalis, non so se l'avete mai sentito. Pezzali, ecco, perché qualcuno mi ha detto che era Pezzalis, invece io nemmeno lo conosco. Insomma, Max Pezzalis, però veniva da un complesso, si chiama gli 883, vero? Ecco, indovinato. Bene, era un po' un cantante amato dalle mie figlie. E una volta mi misero in macchina un CD e c'era dentro una canzone e io, mentre guidavo, scoppiai a piangere come un bambino proprio. E questi non capivano perché, mi chiesero: babbo, ma perché piangi? Dissi: perché è la mia storia. Ecco, lui senz'altro non aveva in mente Dio, o non sapeva di averlo, ma stava parlando di una donna, e diceva: è la cosa più meravigliosa che mi è mai accaduta, l'avventura più bella della mia vita, l'ultimo pensiero che ho prima di addormentarmi, il primo pensiero che ho prima di svegliarmi, è la cosa più meravigliosa che mi sia potuta accadere, incontrare te, la vita.
E io dissi, ma questo sta parlando di Dio? Ma questo parla di Dio? Non lo sa. E parlava dell'avventura che io personalmente ho vissuto con Dio, per cui mi emozionò questo fatto. Allora, ecco, tanto per scacciare ogni paura, ogni timore, i principi Dio li mette in bocca a tutti, capito? Perché Dio usa tutti. L'importante è saperli riconoscere e applicarli. Se non conosciamo il Vangelo è un problema, perché non abbiamo la chiave per poter comprendere il principio stesso. Dunque, a parte questa digressione sui principi e sul pensare positivo, che è sempre una cosa buona, è necessario avere un'attitudine positiva in un ambiente negativo. Gesù disse: non li togliere dal mondo. Loro non appartengono al mondo, ma non li togliere di qui. Il mondo è il sistema satanico che regola la vita sulla terra dopo che Adamo si ammutinò e concesse a lui quel potere che gli era stato invece delegato direttamente da Dio. Quindi il mondo è un problema. Quel sistema, il cosmos, il sistema che regola la vita, sistema politico, sistema religioso, sistema economico, sono sistemi del mondo organizzati da un principe. Gesù dice un principe di questo mondo che è già stato giudicato, parla del diavolo che viene per rubare, uccidere, distruggere, lo chiama ladro, assassino, bugiardo, padre di tutti i bugiardi. Ecco, insomma, il mondo è questo. Se in questo ambiente ostile non hai fiducia nella vita, perché hai fede nella vita, che è Gesù Cristo, non ne esci fuori. Oggi può andare meglio, domani sistemi qualche cosetta, dopodomani fai un altro passo indietro, poi lotti ancora per la sopravvivenza e cominci ad andare avanti e indietro. E la tua vita non si sposta da lì. La fede in Gesù Cristo, la vita, ti dà fiducia nella vita, e quando hai fiducia nella vita, anche nell'ambiente ostile, pensi positivo, e cioè sai che Lui provvederà ad ogni tuo bisogno, anche se le cose vanno male, anche se le cose apparentemente sembrano ostili. C'è uno tsunami, Lui ti ha dato la capacità di montarci sopra e di cavalcarlo. Questa è la verità che Gesù è venuto a ridarci. Ci ha rimessi in grado di ospitare e di vivere insieme allo Spirito Santo, che è colui che ha fatto tutto, è Dio insieme al Figlio e al Padre, e quindi noi siamo il suo tempio. Ecco perché Paolo arriva a dire: anche se pensano male di me, anche se mi perseguitano, anche se mi calunniano, anche se mi vogliono uccidere, chi mi potrà separare dall'amore di Dio? Chi potrà condannarmi? Chi potrà mettermi sotto accusa? Dio giustifica e non c'è più nessuna condanna. Parlino pure, ma Lui ha dato la vita per me. Lui è la mia vita, non quelli che parlano di me. Quindi in ogni situazione ostile Paolo aveva ben presente questa cosa. È Gesù Cristo la sua vita. Per questo era in grado di non farsi influenzare dalle opinioni negative su di lui da parte degli altri o dell'ambiente tutto. Eppure non era un'idea quella di Paolo. Lo hanno picchiato, lo hanno messo in carcere, lo hanno frustato, lo hanno buttato giù da un monte, lo hanno cacciato da qualsiasi parte andava. Pensate che una volta, pur di vederlo morto, 40 giudei, e veramente sono testardi, 40 giudei promisero di non mangiare e bere finché non fosse morto. Cioè, proprio una capite la loro testardaggine, per non dire altro. Quindi la fede porta questa fiducia nella vita di cui abbiamo bisogno, perché se non abbiamo quello, dopo un po' ci scoraggiamo. E se ti scoraggi, il tuo potenziale è completamente off. E se il tuo potenziale è off, lo Spirito Santo è chiuso, perché ti rispetta e aspetta di uscire da te. Dunque la fede è fondamentale, necessaria, non è un'opzione la fede, non è un'opzione. La fede è manifestata attraverso la prova cui è sottoposta. Ascoltatemi, ve lo ripeto, la fede non è ricevuta attraverso la prova, la fede è manifestata attraverso la prova. Ve l'ho detto prima. Chi è che ha fede qui? Facciamo la domanda. Chi è che ha fede? Ok, vedo tutte le mani alzate. Sono tutte alzate le mani qui. Dio ci metterà alla prova. Perché noi abbiamo la fede.
E lui dice, ora si deve manifestare, se no che ce l'hai a fare? Perché le cose sulla terra accadono quando i cristiani, cioè gli uomini ripieni di Spirito Santo, che hanno creduto in Gesù Cristo, sono quelli che fanno accadere le cose, perché Dio ha scelto noi come suoi canali di grazia. Se noi siamo chiusi, abbiamo paura, siamo scoraggiati, non crediamo nella vita e non abbiamo fiducia nella vita, che è Gesù Cristo, lui ha detto, io sono la via, la verità, la vita, ogni prova non ha il senso di cui sto parlando. Ed è per questo che Dio è così buono, che se dici di aver fede, lui dice, lo vedremo nella tempesta, perché la fede si vede nella tempesta. La fede non si vede quando tutto va bene sotto l'ombrellone alla spiaggia con un drink. Ho fede che non mi scotterò. Certo, c'è l'ombrellone, l'hai aperto, stai bevendo qualcosa. Diceva qualcuno sulla spiaggia qualche giorno fa. Dunque, altro punto, e ve l'ho detto la volta scorsa, la tua fede è tanto forte quanto è forte la prova che supera. Dio non permette di superare niente, di affrontare niente, se non hai la fede per poterla affrontare. Dunque il fatto che lui dica permetto che questa cosa ti accada vuol dire che hai la fede per affrontarla. Quindi il test che Dio permette è perché Dio sa la fede che abbiamo e lui vuole che sia manifestata. Vi voglio dare alcune parole e do il tempo ai nostri amici traduttori, perché come al solito questa trasmissione è tradotta in slovacco e polacco simultaneamente e va in internet, abbiamo sempre molti collegamenti il martedì sera da tutto il mondo, è un onore poter diffondere la parola di Dio in questo modo. Salmo 18 verso 31, ascoltate bene, dice la via di Dio è perfetta. La via di Dio è perfetta. La parola del Signore è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Quindi, cos'è che è purificato nel fuoco? La parola di Dio. Che senso ha il concetto di fuoco insieme a quello di purificazione? Quando metti qualcosa nel fuoco, per esempio un metallo prezioso, le scorie vengono bruciate dal fuoco e resta ciò che è prezioso che il fuoco non può toccare. Quindi un processo di purificazione mette in luce quella che è la perfezione della parola di Dio. 1 Pietro 1,7 dice, siete custoditi mediante la fede, questo è il verso precedente, e dopo dice, perciò siate pieni di gioia. Non vi preoccupate se ci sono le prove, dice, state nella gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Sentite questa parola da Pietro, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, state nella piena gioia, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire, tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Allora, se dici di aver fede, è la fede che ti custodisce. Perché? Perché quando passi attraverso lo tsunami, ci passi attraverso, non ti travolge. Quindi quella ti custodisce, perché senza quella non sei custodito. E mentre passi la prova, si purifica la tua fede, perché si fortifica. Salmo 12, 7. Le parole del Signore sono parole pure, argento separato dalle scorie nel crogiuolo, raffinato, indovinate quante volte? 7 volte. Dice, quante prove dovrò passare, Signore, per la mia fede nella vita? 7? No, 70 volte 7. Gesù lo disse riguardo al perdono. E pensate che il perdono non sia uno di quei test della fede? La necessità di perdonare qualcuno. Quante volte durante i nostri incontri abbiamo detto, se ti dai disponibile a Dio per perdonare le persone e dici voglio perdonare, non appena esci di qua avrai l'occasione che qualcuno ti fa qualcosa. O incontrerai coloro che ancora non hai perdonato. Perché? Perché Dio ti dà subito la prova per poter mettere al
sotto il test la fede che ha detto di avere per mettere in pratica le sue parole. Cari amici, per mettere in pratica le parole di Gesù occorre avere fede. Occorre avere fede in cosa? In Lui. Occorre conoscere le sue parole e avere fede in Lui. Quando hai fede in colui che ha parlato, hai fiducia nelle parole che ha detto e le metti in pratica perché sai che Egli è la vita. Lo ripeto, quando conosci ciò che Gesù ha detto e hai fede in Lui, tutto ciò che Egli ha detto ti dà fiducia e inizi a viverlo. Perché? Perché Lui è la vita e credi in Lui. Dunque anche la necessità di perdonare una persona comincia a prenderti il cuore e comincia e lo senti battere forte perché ti senti a disagio, perché vorresti non farlo, perché la tua carne si ribella, perché? Quella è la prova. Se hai fede in me, io ti porterò attraverso questo, perché io sono la tua vita. Questo sarà un po' il finale di questo incontro, ma ve l'ho anticipato, come sempre, anticipiamo sempre la fine del libro qui. Dunque, Salmo 17,3, sentite un po', chi di voi ora vuole pregare così stasera? Salmo 17, verso 3. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, se non troverai malizia. Non troverai malizia, ok? Ok? Vuoi pregare così? Gloria a Dio. Stai chiedendo a Dio, provami al fuoco. Permetti le prove che possano manifestare la fede che mi hai dato affinché si veda che sei tu la mia vita e non io. Questo darà testimonianza al mondo, solo questo. Passare la vita regnando in Lui, avendo fede in Lui, fiducia nelle sue promesse. È Lui che le ha dette. Che vuol dire scrutami, non troverai malizia? Chi di noi è in grado di dire non troverai malizia, Signore? Avanti, forza. Mettiamoci a cuore aperto davanti a Dio e lasciamo che il suo fuoco purifichi il nostro cuore e vediamo chi di noi può dire fallo pure, non troverai malizia. C'è una cosa che vi voglio dire perché è importante su questa malizia. Pensate a Giobbe, anche di questo volevo parlarvene alla fine, però dopo tutto quello che era accaduto a Giobbe, c'è un punto, fatemi trovare il riferimento. Ok, comunque, c'è un punto in cui Giobbe, nonostante le prove a cui è passato attraverso, dice lui non peccò, perché iniziò a dire, vi ricordate tante cose, le diremo dopo, nudo sono venuto, nudo tornerò, e lui dice non peccò perché non attribuì nessuna ingiustizia al Signore. Non attribuì nulla di ingiusto al Signore, e cioè quando mi accade qualcosa, dice Giobbe, non è che io maledico Dio perché ha permesso questo o glielo attribuisco perché lo ha disposto. Passo attraverso la prova che mi è data. Chi di noi, quando viene messo alla prova, è trovato senza malizia davanti a Dio? Quando non attribuisce nessun male ingiusto a Dio. Quando non dici Dio è colpa tua, mi hai abbandonato nella prova. No, dice Dio, l'ho permessa, non ti ho abbandonato. Sono qui che guardo con la bandiera, faccio il tifo, stasera c'è Brasile qualcosa alla televisione. Sono tutti lì con le bandiere, è Dio uguale, c'è la prova e lui è lì con le trombe, con le bandiere e cerca di vedere come noi superiamo il test. Non per capire se siamo bravi o no, ma perché la fede che ha messo in noi sia manifestata e lui abbia la gloria. Come diciamo sempre, per onore del suo nome. Quindi, quando passi attraverso un momento difficile, non attribuire alcun male ingiusto a Dio, perché quello è il momento in cui viene trovata malizia nel tuo cuore, perché non conosci Dio se pensi così, non l'hai incontrato.
Queste sono le parole quando Gesù dice: nutrimi, dite Signore, Signore, poi fate come vi pare. Se non mi conoscete, non mi conoscete. La vita eterna è conoscere me, conoscere il Padre. Se non mi conosci, mi conosci. Non far finta mi conosci e nel problema poi mi rinneghi, mi attribuisci la malizia e la malvagità a me. Mi dici che sono ingiusto. Vuol dire che non mi conosci. Salmo 26,2: scrutami, Signore, mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. Questa storia del fuoco e della prova è di questi uomini che nel momento della disperazione, nel momento della prova, si alzano verso Dio e dicono: mettimi alla prova, non ti accuserò di avermi abbandonato, non ti accuserò di aver disposto questa cosa contro di me, ma testimonierò con la lode che tu sei il Signore Dio dell'universo. Giobbe disse così: è tutto tuo, nudo sono venuto, nudo torno, te puoi prendere e te puoi dare, io sono contento comunque perché ho te. Questo è l'atteggiamento del cuore nel quale non si trova malizia. Luca 12,49, voglio concludere un po' il discorso di queste prove e di questo fuoco, perché è importante. Ricordate che Gesù disse: sono venuto a portare, o un'altra traduzione dice a gettare il fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Insomma, questo fuoco l'abbiamo sempre identificato con la potenza dello Spirito Santo, perché Dio è un fuoco divoratore. Ma questo stesso fuoco è quel fuoco che purifica la parola di Dio e la fede. Quindi mentre siamo immersi nella potenza dello Spirito Santo per vivere la vita e rilasciare la sua gloria, siamo immersi in quel fuoco. Siamo fatti per passarci attraverso, non per essere sommersi dai problemi. E Gesù disse: io sono venuto a portare questo fuoco sulla terra, la potenza di Dio in voi, la capacità di passare attraverso i problemi. Ci saranno le prove, ma io ho vinto il mondo, non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Cos'è che sconfiggerà il mondo? La nostra fede, dice in altra parte il Nuovo Testamento. E dice Gesù: questo fuoco che io vorrei fosse già acceso, dice lui, ho un battesimo nel quale sarò battezzato. Sappiamo qual era il suo battesimo. È passata attraverso la croce, è un problema grosso, eh? Un problema grosso. E come sono angosciato finché non sia compiuto. Sapete come continua dopo? Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, sono venuto a portare una spada. A causa mia saranno contro genitori e figli. A causa mia saranno contro fratello e sorella. Perché? Perché quando arriva questo fuoco, ciò che è puro resta, ciò che non è puro si ribella e vuol distruggere tutto il resto, perché non sopporta il fuoco di Dio nella coscienza. Dopo che ci siamo convertiti noi nell'anno 2000, tutto questo è accaduto, noi lo stiamo testimoniando. Questa è non solo un insegnamento, è anche una testimonianza. Le prove ci sono, la vita è sempre in movimento e questo fuoco c'è, è potenza per distruggere quello che ti viene incontro per divorarti, perché il fuoco divoratore Dio è in te, ma è un fuoco perché ti prova. Mentre ci passi attraverso devi mantenere la rotta, la fede in lui, la fiducia nella vita. Se non lo fai ti perdi, se non consenti a lui di vivere in te ti perdi. Ricordate che in Atti 2:3 lingue di fuoco scesero sugli apostoli, si divisero e si posarono su ciascuno, fuoco, potenza, Spirito Santo, guarigioni, miracoli, di tutto, però prove anche. Chi di loro non ha avuto una prova? Furono gettati in galera, furono picchiati, dispersi. Perché? Perché Gesù dice: non penserai mica sono venuto a portare la pace, eh? Penserai di avere la pace in famiglia dopo che te conosci me e ti presenti ai tuoi genitori parlandoli di me? Pensi che io sia venuto a portare la pace? No, è una spada, ti divide. Poi ognuno ha la sua coscienza e la sua misura di fede. Queste sono le parole di Gesù. E lui ha detto, Giovanni disse: vi battezzerò in Spirito Santo e fuoco. Una volta un mio amico, tale Joe Zique,
Mi parlò dello Spirito Santo in un modo nuovo per me, non capii, mi parlò del battesimo di fuoco. E io avevo questa idea, ah, fuoco, ah sì, potenza, fuoco, fire, fire. Va bene. Poi è arrivato, perché la vita è andata avanti. E ho capito. La potenza ti è data per passare attraverso la vita e dimostrare che Dio è Dio. Ecco la testimonianza. Cosa succede se non hai fede? Ti bruci, vieni bruciato. Dunque, questo è soltanto un piccolo escursus, su questo ci sarebbe tanto da dire, non voglio dilungarmi, ho ancora 5 minuti soltanto e voglio terminare quello che ho iniziato a dire. Tutti hanno una misura di fede, cioè tutti hanno la capacità di credere in qualcosa, cari amici. Vai dal dottore e hai la capacità di credere che il dottore ti darà la medicina giusta e quando la prendi hai la capacità di credere che quella medicina funziona. C'è problemi. Vai a scuola, l'insegnante ti dice, ti spiega una lezione e tu hai la capacità di credere che quel che ti dice è vero e che se lo impari lo sai anche te. Hai una capacità naturale. A tutti è data una misura di questa roba. Fede. La fede però che ci serve per passare attraverso le prove della vita vittoriosi, perché noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, per passarci così occorre la fede in Dio e la fiducia nelle sue promesse. Ve lo ripeto, la fede in Dio, questa fede come si ottiene? Non è naturale, questa fede viene dall'udire, dice Paolo, viene dall'udire. Se te senti parlare di Dio, se tu senti parlare di quello che lui ha detto, questo è il modo in cui fortifichi la fede che ti è stata data, il modo in cui la ricevi, scusate, il modo in cui ricevi. E la fede che ti serve è quella, dice Paolo, che viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. Molti ragazzi hanno fede nelle anfetamine, nella cocaina. Molti ragazzi hanno fede nell'LSD. Era sui giornali di oggi che questa droga torna di moda, spappola il cervello e chi la prende sa che poi avrà determinate conseguenze euforiche o meno che le porteranno a degli stati anche di grave malattia. Ma loro hanno fede in questo. Perché? Perché hanno messo la loro fede in quello che gli hanno detto altri su questa roba. La nostra fede è quella che conta, è quella che è costruita sulla parola di Dio. Noi abbiamo la capacità di ricevere fede dalle cose che sentiamo. Allora, ve lo ripeto, perché forse non è tutto chiaro. La fede viene dall'udire. Allora, chi frequenti? Cosa leggi? Cosa ascolti? Quando sei a casa, che dischi metti? Accendi la televisione? Accendi la radio? Cosa ascolti? Quando parli con la gente, cosa ascolti? A cosa presti attenzione? Quello costruirà la tua fede. E Paolo dice, sì, però la fede, però quella costruita sulla parola di Dio. Udire, sì, ma la parola di Dio. Perché l'uomo ha questa capacità. Quando senti qualcosa, ci metti la fede e quello diventa tuo. E tu inizi a funzionare in quel modo, perché l'uomo funziona per fede, l'uomo non funziona per immaginazione. Ascoltate, l'uomo non funziona per immaginazione, la mente è un sottoprodotto, lo spirito è da dove viene tutto. Dunque, l'uomo non funziona per immaginazione, e non è vero che siccome l'uomo pensa, egli esiste. Ricordate, questa è una delle grosse bugie che sono state dette per esaltare l'uomo, piuttosto che Dio. La fede nella parola di Dio ti consente di funzionare, perché l'uomo vive per fede, il giusto vive mediante la fede. Senza fede non è possibile passare attraverso le difficoltà della vita, senza fede Dio non ha un canale aperto. La nostra fede è tale che riesce a catturare la luce e a renderla nel mondo, è come uno specchio. È una capacità spirituale ed è potente. L'ultimo punto è questo: la fede non deve essere tanto in ciò che Dio fa, ma nella potenza e nella persona di Dio che fa. Lo ripeto,
Se tu metti fede nelle opere che Dio fa e non nella sua potenza, nella sua persona, siccome Dio può anche scegliere di non fare, perché ha la potenza anche di non fare le cose, oltre che farle, quando non fa, Dio non è più Dio per te. Quindi è ingannevole la fede in ciò che Dio può fare. La fede in Lui che fa è ciò che ti salva. Ricordate la storia di Abramo? Se Abramo avesse avuto fede, la fede, non quella di cui sto parlando, se non avesse avuto la fede che ha avuto, non avrebbe avuto la fede in Dio, non avrebbe perdurato nell'attesa di una venticinquina d'anni, roba da niente, che gli ha detto comunque avrai un figlio. Quindi la fede ci consente di mantenere la rotta su Dio anche quando le situazioni intorno sembrano avverse. Chi di noi non ha avuto un grosso problema nella vita? Ve lo ripeto, chi di noi non l'ha avuto? La morte di una persona cara di famiglia, l'abbandono di un coniuge, la ribellione dei figli, la povertà e lo sperperare il denaro, l'incapacità di affrontare le cose e il fallimento negli affari. Chi di noi non ha avuto questi problemi? Tutti. Oggi, 15 giugno 2010, state ascoltando una storia diversa. Ti è data la fede per poter superare queste prove, perché tu possa dimostrare che Dio che vive in te è più potente dei problemi che hai davanti. Il punto è: qual è la tua motivazione per cui ricorri a Dio? Solo per risolvere il tuo problema o perché Dio abbia gloria e gli altri decidono di credere in Lui come te? Allora, dipende da quale è la tua motivazione e poi la risposta te la puoi dare da sola. Quindi non abbiamo una fede per le promesse, e questa è una fede temporanea, usa e getta, ma abbiamo una fede in Dio, invece il secondo tipo, quello di cui sto parlando, fede in Dio mentre attraversi i problemi, mentre ci passi dentro. Hai bisogno di questa fede per vivere, non ti sdare, non buttare la spugna fino a che il test non è finito. Non mollare fino a che il test non è finito. Cammina dove non vedi, perché Dio vede anche dove tu non vedi. Se hai fede in Lui, tu non vedi, ma Lui vede. Per cui se tu non vedi, ma Lui vede, hai fede in Lui, Lui vede per te, tu cammina e Lui ti guida e costruisce sotto di te la strada sulla quale devi camminare. Abbi fede in Dio, non nella visione che puoi avere della tua vita. Abbi fede in Dio, Dio ti farà vedere cosa devi fare. Abbi fede in Dio, resisti nelle avversità, sii forte nelle persecuzioni, coraggioso nelle tribolazioni. Abbi fede in Dio. Quando non vedi, non farti prendere dal panico, ma metti la tua fede in Dio, Lui che vede tutto, sa dove ti sta portando. Come sapere che tipo di fede hai? Questo è molto facile, è un nostro cavallo di battaglia, lo prendiamo proprio ora, 2 Corinzi 13, 5, 6, chiudiamo con questo, cari amici, 2 Corinzi 13, 5, 6, dice, va bene, ma allora come faccio a sapere se ho questa fede? Ve l'ho chiesto prima, chi è di noi che ha fede qui? Come fai a sapere che hai fede? Ascolta, 2 Corinzi 13, molto interessante, verso 5-6, Paolo dice ai Corinzi, rapporto molto controverso, questa chiesa era un po' particolare, a Corinto aveva creato molti problemi, aveva suscitato con i suoi problemi le risposte di Paolo in queste lettere. Quindi tutto quello di cui Paolo dà spiegazione qui erano i problemi che i Corinzi avevano nella loro vita, insomma non era facile. E allora lui gli dice a un certo punto, esaminate voi stessi, se siete nella fede, dice avanti, mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di voi.
Spero tuttavia che riconoscerete che la prova non è contro di noi. Cioè Paolo sta dicendo, se vuoi sapere se sei nella fede o no, domandati se riconosci che Gesù Cristo vive in te, poiché se non riconosci questo, non sei nella fede. Come lo riconosci che Gesù Cristo vive in te? Lo riconosci solo se affronti una prova. Muore un familiare, muore un figlio, si spacca la famiglia, ti abbandonano i figli, perdi il lavoro, non hai un soldo, ti ammali, terra bruciata, amici che ti rinnegano. Che fai? Che fai? È un test, è un test. Credi che Gesù Cristo vive in te? La risposta ce la dà Paolo in Galati 2:20 e lui dice: vivo io, anzi non più io, ma è Gesù Cristo che vive in me. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del suo figlio che mi ha dato. Lui ha dato la sua vita per me perché mi ama. Questa è la risposta di Paolo. Perché so che vive lui in me? Perché so che sono nella fede? Perché quando attraverso le situazioni nelle quali mi sono trovato ho smesso io di cercare la soluzione ai miei problemi, ho smesso io di essere primo attore, ho smesso io di fare i miei sforzi, ho lasciato che lui vivesse in me. Questo mi ha fatto vedere che sono nella fede perché lui è in me. Qual era il punto cruciale? Lo snodo? Il test. Senza il test non l'avrebbe mai visto. Dunque, ecco perché Pietro dice: forza ragazzi, anche se per un pochino dovete passare qualche tribolazione, state nella gioia perché siete protetti da questa fede. Ecco perché lo dice. Ecco perché ogni volta che passi un test dovresti dare gloria a Dio. Ricordate che il libro di Giobbe è un libro eccezionale per poter comprendere che cosa vuol dire essere nelle prove, mantenere salda la rotta, non avere il cuore pieno di malizia e restare nella fede, che colui che ti ha creato è anche colui che sa farti passare attraverso ogni tempesta. Nel lago, quando la tempesta imperversava, la barca stava per affondare, e lui che cosa disse? Siete senza fede, perché presero paura. Pietro poi sulle acque affonda e dice: non hai fede. Se tu avessi fede staresti sopra il problema, non sotto. Fede. Rileggete Giobbe, soprattutto capitolo 1 e 2, troverete che ogni situazione qui non è un'iniziativa di Dio, ma un'iniziativa di Satana, che cerca di togliere gloria a Dio, portando gli uomini a maledirlo per le situazioni difficili in cui si trovano. Lo ripeto a tutto il mondo, a tutti quanti, le situazioni difficili, molto difficili, in cui si trova Giobbe, sono situazioni che possono essere per tutti noi, che non sono state un'iniziativa di Dio, ma un'iniziativa del diavolo. Dio le ha permesse affinché fosse sventato il piano diabolico che consiste nel portare vergogna al nome di Dio attraverso la ribellione e la malizia dei suoi figli, che attribuiscono al padre il male che sopportano. Reggetelo Giobbe. Lui in quelle situazioni cominciò a dire: benedetto sia il nome del Signore, il Signore dà, il Signore toglie. Eccolo qui, capitolo 1, verso 20, 21, verso 20. Allora Giobbe si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, gli erano morti tutti in famiglia, tutti gli animali che avevano, aveva perso tutto. E lui cosa disse? Nudo uscì dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Commento di Dio: in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Non trovò malizia nel suo cuore Dio. Perché? Perché non gli aveva attribuito nulla di ingiusto. Sappiamo bene che poi
accadono anche altre cose. E Satana a un certo punto torna da Dio e gli dice: pelle per pelle, tutto quello che possiede, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Va bene, dice Giobbe, non ti ha rinnegato perché ha perso i figli, ha perso la casa, ha perso gli armenti, che sono gli animali, ha perso i beni, ma insomma, vediamo se lo tocchiamo un po' nella salute, perché per la vita l'uomo darebbe ogni cosa. Infatti gli disse a Dio, dice, stendi un po' la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne, vedrai come ti maledirà apertamente. Qual era il tentativo del diavolo? Portare l'uomo nella difficoltà a maledire Dio. Capito? Perché se un figlio maledice il padre, è una sventura, è un disonore. Su chi? Sulla famiglia, sul nome di famiglia. È una cosa disdicevole. E quindi il diavolo voleva portare i figli a maledire il padre. E il Signore disse, eccolo nelle tue mani, solo risparmia la sua vita. Satana dunque andò, colpì Giobbe con una piaga maligna dalla pianta dei piedi, la cima del capo, insomma fu una tragedia. E la moglie a un certo punto gli disse, rimani ancora saldo nella tua integrità, nella tua onestà, sei ancora saldo, dopo quello che questo Dio che tu benedici ti manda anche questa roba e stai ancora saldo? Maledici Dio e poi muori pure. Che moglie, che moglie, che donna, povero Giobbe. E lui rispose, tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Perché non dovremmo accettare la prova? Se accettiamo il bene, perché no anche la prova? In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Quando arriva la prova e quelle più difficili, arriveranno i tuoi familiari e ti diranno che sei un pazzo. Ti diranno che sei un folle a mettere la tua fede in qualcuno che non si vede e che dovrebbe proteggerti e invece ti uccide. Verranno, saranno i genitori, saranno i fratelli, saranno le sorelle, saranno i figli, verranno le mogli, verranno. Non aver paura, non temere. Lui disse, se accetto il bene, perché non dovrei accettare anche le prove che mi mette a disposizione? Perché si vede la sua grazia, stolta. Ecco, dunque, non so se vi siete trovati in una o in tutte le situazioni di Giobbe, l'autore della lettera agli ebrei dice anche, va bene, ma non avete resistito fino al sangue, non la fate lunga, non la fate lunga, insomma, non la fate lunga. Sono prove che purificano la nostra fede. Sono sicuro che da stasera molti cambieranno idea sulla vita e domani si alzeranno con l'aspettativa di vedere che ci saranno problemi e che saprete come affrontarli. Mettete fede in colui che è la vita e avrete fiducia nella vita. Amen? Ok, allora, ora abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti, vorrei che pregassimo su questi argomenti così fondamentali per la nostra vita. Vorrei invitare anche tutti gli amici che sono con noi, connessi, a pregare con tutto il cuore. La domanda è quella di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Credo che era intuitivo che si facesse questa domanda alla fine, ed è la domanda alla quale risponderete mentre preghiamo. Credi che Gesù Cristo vive in te? L'hai visto operare in te? Se sì, sei nella fede. Perché? Perché hai lasciato che Lui vivesse la tua vita. Quindi, in conclusione, la fede è quella capacità che ci porta a metterci da parte e a lasciar vivere Lui dentro di noi. Quanti cristiani dicono Signore, Signore e non fanno quello che Lui dice? Non sono nella fede.
non sono nella fede e pensano di esserlo e vivono la vita come una religione. Questo è il loro problema. Nessuno gliel'ha mai detto, forse. Stasera c'è un'occasione per tutti. Possiamo alzarci, possiamo iniziare a pregare con tutto il cuore. Ricordate, a tutti è data la fede. Possiamo insieme pregare così, poi semplicemente suoniamo e cantiamo la parola per voi. Ascoltate lo Spirito Santo, domandatevi se siete nella fede. Spirito Santo, guidami. Dammi luce. Voglio vedere, Signore, dove sono, voglio vedere dov'è la mia fede. Che voglio iniziare qualcosa di nuovo stasera. Voglio vederti all'opera attraverso di me nella mia vita. Spirito Santo, riempimi di te. Riempimi di te. Vivi in me, Signore Gesù Cristo, Re unto, Re benedetto, Messia, Dio onnipotente. La nostra battaglia è contro gli spiriti del male, non contro gli uomini, ed è per la fede. Dice Paolo, combatti la buona battaglia della fede. La battaglia della fede. Nella vita combattiamo questa battaglia, mentre distruggiamo le potenze delle tenebre e amiamo servendoli gli altri. Questo è il nostro cammino, nello Spirito. Avanti, amici, pregate di cuore al Signore, mettetevi alla prova, non abbiate paura, mettetevi alla prova. Your
as it is in heaven, on earth as it is in heaven, on earth as it is in heaven, on earth as it is. Invitiamo lo Spirito Santo, il fuoco che Gesù è venuto a portarci, a bruciare dentro di noi e distruggere ogni impurità, distruggere ogni laccio di incredulità nella nostra vita. Lo Spirito Santo in noi si oppone alla carne affinché possiamo lasciare Gesù Cristo vivere dentro di noi. Spirito Santo, vieni, compi, Signore, questo miracolo, santifica la nostra vita. Santificaci, Signore, santificaci, Signore. Signore Dio onnipotente, vieni, brucia tutte le radici di incredulità, di dubbio. Bruciale, Signore, fa sì che possiamo aprire la nostra mente alle Scritture. Signore, apri la nostra mente alle Scritture. Nel tuo santo nome, Padre. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito. Vieni Spirito Santo, 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 vieni Spirito Santo. Prendi altri pochi minuti per vedere quelle che sono le situazioni di difficoltà nelle quali ti trovi oggi, i momenti difficili, le tribolazioni che stai attraversando, quelle situazioni che sembrano senza soluzione. Cambia mentalità, inizia a vederle come qualcosa che Dio permette affinché tu sia strizzato, quella fede che hai dentro sia vista e sia prodotto il frutto per cui sei stato mandato. Permetti a Dio di portare avanti il suo lavoro in te. Prendi qualche minuto e vedi queste situazioni nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nelle tue amicizie, nelle tue relazioni. Vedi anche se ti sei opposto alla fede di qualcuno. Vedi anche se ha cercato di portare scoraggiamento negli altri o se hai esortato gli altri nella fede. E se nella tua vita hai attribuito a Dio il male, l'ingiustizia. So di molti cristiani che attribuiscono a Dio questo, se la prendono con Lui e discutono con Lui. Continua a guardare la tua vita, vedi Gesù che ti mostra le situazioni, c'è un'esortazione per qualcuno che è in una situazione finanziaria
difficile, è quasi cronica questa cosa, il Signore ti invita a non desistere prima della fine del test. Persevera nella fede. Finirà. Gesù disse: a chi è stato fedele nel poco sarà data autorità su molto. Ringraziamo Dio Onnipotente, cari amici sul web, vi salutiamo ora qui, noi continuiamo a pregare, la nostra speranza è che anche voi continuate a farlo insieme a noi per una mezz'oretta circa, pregate se siete in più, vicino allo schermo, pregate gli uni per gli altri e parlatevi di Dio, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, esortatevi a vicenda della fede. Parlatevi di Lui, del suo paese, il cielo che viene sulla terra, il suo regno. Parlatevi di queste cose. Riempitevi di gioia in ogni situazione. Ci vediamo martedì prossimo per un altro appuntamento con la serie sulla fede. Salutiamo anche Bartek, che da martedì prossimo, ora ti saluti da solo lì, me lo immagino. Vieni Bartek, lo vogliamo salutare davanti a tutti perché è stato con noi molti mesi e deve tornare in Polonia. Una nuova avventura della sua vita sta per iniziare e noi vogliamo pregare per lui e benedirlo insieme alla moglie e a Emanuele. Maddalena, vieni con Bartek, venite, preghiamo per voi, se volete, ok. Ecco, allora, questi tre ragazzi sono stati con noi per qualche mese e allora vogliamo salutare in modo speciale. Abbiamo ammirato la loro fede, sono partiti appena sposati dopo alcuni giorni e sono venuti a stare qui con noi per imparare l'italiano, altre cose e soprattutto altre cose. Il regno dei cieli, credo abbiano fatto una bella esperienza. Noi ammiriamo la loro fede, hanno avuto fede. E siamo stati contenti di averli avuti qui con noi. Stendiamo le nostre mani verso di loro perché sia sciolto il loro potenziale, compreso quello di Emanuele, e possa il mondo vedere la gloria di Dio attraverso la testimonianza della loro fede.